Sonica, nuova ossessione, c'è qualcuno fuori dalla radio, da RTL 102.5 che la sta cantando e ci ha mandato subito il messaggio per dire noi siamo qua fuori che la cantiamo, ecco. E sono in tanti che aspettavano, vi aspettano in generale, ma quelli che aspettavano proprio l'uscita di questo nuovo album, perché comunque rispetto al precedente da Eden sono passati quanti, 3 anni? Sì. 3 anni, qualcosa tipo 3 anni, sì. Voglio dire. Vabbè sì, c'era attesa, anche noi in effetti eravamo in attesa di vedere cosa sarebbe uscito fuori, perché sai, quando appena fai un disco sei talmente preso all'interno del meccanismo creativo compositivo che non hai ben chiaro cosa succederà. Poi quando esce hai l'oggetto proprio fisico, come quello lo tiri fuori, lo metti sul CD, perché noi apparteniamo ancora alla generazione che utilizza il CD. Nel disco fisico. Esatto, e allora ti rendi conto. E devo dire che siamo abbastanza soddisfatti, siamo contenti. Beh, anche perché poi dal 31 ottobre ci sarà un tour nei Palasport. E la cosa che mi piace è che c'è scritto per uno show elettronico, con il pubblico attivo e protagonista. Lì mi sono fatto il punto di domanda, conoscendovi musicalmente, ho detto che cosa fa. Ma loro si sono sempre inventati le cose dove il pubblico era attivo e protagonista. Sì, ma in questo caso voglio capire cosa. Beh, succederanno tantissime cose. Questo qui sarà una tournée forse tra le più ambiziose che abbiamo costruito fino ad oggi. E in qualche modo il nostro pubblico è sempre stato coinvolto dal punto di vista soprattutto fisico, perché noi quando andiamo in concerto amiamo che il pubblico sia collaborativo. È difficile trovare qualcuno fermo che fa le foto ai nostri concerti, in genere ballano quasi tutti, ed è per noi ovviamente anche uno stimolo importante per suonare meglio, per essere molto energici. Però questa volta ci saranno delle particolarità. Noi utilizzeremo degli schermi a LED. Innanzitutto questo sarà il secondo spettacolo al mondo dopo quello dei Radiohead completamente illuminato a LED. Questo vuol dire che oltre ad avere una parte di innovazione molto molto importante, sarà anche un tour che in qualche modo risparmierà molta più energia, molto più fabbisogno elettrico per basso impatto, diciamo, bassissimo impatto, per alimentarlo appunto. Quindi avrà una doppia funzione questa scelta. E poi questi enormi schermi saranno utilizzati proprio per coinvolgere anche il pubblico, che poi racconteremo in una seconda fase della presentazione, questo live. Certo. Sarà come al solito uno spettacolo con un palco che si muove, che si sposta, non sarà un palco fisso come quelli. Insomma, sarà uno spettacolo incredibile, bisogna assolutamente. E poi diamo anche tutte le date per bene, cerchiamo di carpire qualche altra cosa, che è tutto vago. Se parte LED non sappiamo niente fondamentalmente. Tanto ragazzi, i Subsonica rimarranno con noi fino alle 17, ne abbiamo di cose da raccontare, sia from the past to the future, sul passato, su quello che avete fatto per arrivare fino a qua, su tutto quello che poi ci aspetterà. Sul presente e sul futuro. Brava, esatto. Brava, brava. Restate con noi, ce ne sono delle belle. Incantevole, questi sono i Subsonica su RTL 105, quest'oggi ospiti. Allora, anche fuori onda si parlava ovviamente di quelli che sono i video, per chi ci segue in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre e 750 di Sky. Allora, tanti aneddoti, tante curiosità, perché voi curate molto quella che è la parte, diciamo così, visuale, no? Allora, su quello che è andato prima tu stavi annegando, e questo è l'aneddoto. Stavo negando, ho passato la vita davanti, poi sono arrivati i miei amici, sono tuffati, non so qua. Esatto, girato di notte. Invece su questo incantevole, che c'è un effetto bellissimo, perché tutto sembra molto normale, come un video girato adesso col telefonino, e poi dietro però succede che i palazzi si disintegrano. Che pioggia di meteoriti, sì. Giusto? Beh sì, quando l'abbiamo visto, in effetti, perché sai, comunque all'epoca, che sono già passati quanti anni? Beh, era il 2005, quindi insomma 9. Comunque è un conto facile ancora, perché sei sotto la decina con le dita, ce la facciamo. Se no mettiamo il pallottoliere, busta, non è un problema. Mia moglie. Tua moglie, esatto. Mia moglie. Guarda che dire, tac tac. No, però al di là del video stesso, come nascono le idee visuali dei Subsonica? Cioè la vostra immagine in toto, intendo dire. Ma purtroppo nasce da noi, nel senso che non sempre riusciamo a fare degli ottimi lavori, però devo dire che per quanto riguarda l'immaginario, noi in qualche modo raccontiamo quello che
che vorremmo rappresentare un po' con le nostre canzoni. E poi ci affidiamo a dei videoartisti, a delle persone che lavorano, che cercano di tradurre in qualche modo dalle nostre parole, dalla nostra musica, un mondo di riferimento. In questo caso era Machi Ghierzi, giusto? Che ha dato vita a questo video un po' surreale, dove si sviscera l'amore di questa coppia che non si capisce bene se sono in vacanza o se sono fuggiti dopo aver fatto una rapina da qualche parte e in questa città, e durante questo pomeriggio, che pomeriggio che può essere vissuto da qualsiasi coppia, sono testimoni di questa pioggia di meteoriti, un po' a rappresentare anche quella sorta di contrasto musicale che tra l'altro vive proprio nella nostra musica, che è un contrasto fatto di tanti chiaroscuri, di dolcezza e anche di aggressività e di forza di suono. Infatti questo secondo me questo video rappresenta in maniera molto forte il nostro mondo. Parliamo a proposito di visuali, visioni e tutto quello che è il mondo anche immaginario dei Subsonica, che si esprime poi non soltanto nei video ma anche nella copertina del nuovo disco, che si intitola Una nave in una foresta. C'è tutto un progetto che racconta delle cose, c'è un artista che avete coinvolto, che poi anche all'interno dell'ultima canzone dell'album, insomma, raccontatemi un attimo tutte queste immagini che ci sono all'interno di questo, nei booklet, che sono due, uno dedicato soltanto al Terzo Paradiso e poi l'altro che descrive. Raccontatemi un attimo cosa è successo qua. Ma un po' come anche nei testi delle canzoni, a noi piace lasciare sempre degli spazi, non raccontare esattamente tutto, e quindi il tipo di immagine che applichiamo alla nostra musica spesso è un'immagine un po' enigmatica. Qui due fotografi, artisti visivi torinesi che si chiamano Mad Vision, hanno dato vita a una mostra che io e Samuel abbiamo visitato in una delle tappe aperitivo che ci concediamo solitamente, più o meno una volta al giorno, 7 giorni su 7, e abbiamo visto i quadri di questi ragazzi che in realtà conoscevamo anche di persona. Abbiamo trovato geniale il fatto stesso di utilizzare questi serbatoi dell'acqua che da bambini tutti quanti noi abbiamo sempre pensato fosse un UFO, e loro hanno svelato semplicemente, cioè, questa suggestione infantile togliendo con Photoshop la barra di sostegno, cioè il cilindro di sostegno, sì, e lasciandoli fluttuare nello spazio in contesti che sono suburbani o molto padani in realtà. Sì, ma è meraviglioso. A Rozzano c'è la Torre delle Poste, che è una delle torri in cemento più alte d'Europa, che assomiglia a uno di questi, e io per una vita a mio figlio piccolo ho venduto che era l'astronave degli UFO in attesa di partire. Quindi in un concetto suburbano, appunto, come è la periferia di Milano, c'è questa cosa qua. Ed è un immaginario che apparteneva a noi, come hai detto, appartiene ancora ai ragazzi di oggi, il fatto di immaginare che il coso dell'acqua, piuttosto che sia l'UFO, e possa partire in qualsiasi momento? Beh, guardando questa copertina, sì, insomma, ci pensi, è anche un po' il gioco dell'artista, quello di stipulare... C'era anche forse un film dove fantascientifico, dove a un certo punto quelli erano veramente delle astronavi. Man in Black, alla fine lui va su quelle che sono le torri lì di Chicago, una roba del genere, dice no, quelle sono le astronavi. Sono stati piazzati qua proprio per fuggire, in qualche modo. Beh, scusa, ho interrotto. Rimane il concetto della fuga comunque, in ogni caso. Voi siete, cioè, Cervone è rientrato nella foresta, fugge dalla foresta, com'è? Sono comunque navi spaziali in una specie di foresta, quindi rimane anche un po' questo aspetto decontestualizzato, perché poi in realtà una nave in una foresta significa anche non percepirsi con una esatta collocazione, sentirsi sempre un po' fuori contesto, che è una cosa che ci accomuna a molte persone, a molte realtà che sentiamo. Siamo in tanti! Cerchi degli alberi dal loro nuovo album che si intitola Una nave in una foresta. Sono qui quest'oggi a chiacchierare insieme a noi fino alle 17. Tanti messaggi al 349 349 105. Insomma, c'è chi vi chiede di fare una tappa in Svizzera perché vi segue dall'età di 14 anni, è cominciato lì. Insomma, c'è chi: Miss non te la do, colleghi, non mi stracciate i cocones che sto ascoltando i Subsonica di Strafuso su RTL 105. Insomma, un pubblico vario e variegato come il vostro, del resto, no? Sì, il nostro è un pubblico che è un pochino cresciuto con noi. Adesso comincia a fare anche un pochino impressione nel senso migliore del termine, perché ci sono i ragazzi che erano ragazzi quando eravamo ragazzi noi, poi ci sono i ragazzi che hanno generato figli e quindi ci sono già i figli ai concerti, quindi c'è questa deliziosa stratificazione di pubblico, per cui dalle prime file fino alla gradinata
hai veramente una, un arco biologico interessante. Perché questo concetto di dire il pubblico moderno, perché siamo moderni, siamo ragazzi, con elettronici, alla fine ti ritrovi la mamma di 40 anni che c'ha la nostra età e figlio di 20. Assolutamente, succede e comunque noi l'abbiamo sempre suonato tantissimo dal vivo perché riteniamo che è stato il nostro motore. Noi abbiamo cominciato a fare musica in realtà perché volevamo andare a suonare la musica, ma non avendo musica da suonare abbiamo dovuto farci pure il gruppo dietro, farci la nostra, insomma. Quindi fare i concerti per noi è stata sempre una cosa fondamentale, e come è fondamentale e rimane comunque un'esperienza unica. Quindi ogni volta che abbiamo la possibilità, al netto che sia il nostro concerto o no, suggeriamo di andare a vedere la musica dal vivo, perché per quanto un disco possa essere quello e saranno migliaia, ci auguriamo centinaia di milioni di copie di quello, però il concerto sarà sempre uno spettacolo unico che vale la pena di essere guardato. Ma poi tra l'altro voi avete abituato i vostri fans a non sapere cosa aspettarsi, fondamentalmente, cioè nel senso non è soltanto un concerto dove si suonano delle canzoni, i grandi successi, ma c'è sempre qualcosa che succede di strano, di particolare. Vi inventate anche sul vostro sito, ci sono, mi ricordo, sì, ogni tanto sbagliamo gli accordi, ogni tanto sbagliamo i testi. Sì, no, ma il bello secondo me è che non è tanto il fan che non si aspetta cosa succede, conoscendolo da 18 anni sono loro stessi che non sanno all'inizio dove andare, cosa, ragazzi, fare. Voi avete mai provato a scrivere un disco in una casa di campagna completamente al buio in mezzo a un bosco e non avete né il televisore né la radio né nulla da fare? Dopo che avete mangiato, cenato e tutto, cosa fate? Ecco, è l'orrore. Certo, la peperonata magari, mangiato prima. Cioè, no, ma il bello è questo, il bello è non accontentare. Questo forse è la sorpresa, no? Se per primo ti sorprendi da tutto questo o cerchi... Guarda, delle capacità attoriali ci sorprendiamo continuamente. Ecco, perché per primo ci sorprendiamo dal fatto che riusciamo ancora a sorprenderci. Assolutamente. Siamo entrati nella filosofia qua. Quale migliore sorpresa di non cambiare scenario, appunto, allestire un set e incominciare per gioco con un trailer, cosa che è successo con il nostro fantastico film dell'orrore. Definiamo uno Z-Movies perché non ci sono più lettere qui, ecco, sotto l'alfabeto. Ecco. Poi magari ci torniamo su questa cosa del buio, voglio capire delle altre cose. Però, cara Zac, non so se ti ricordi, visto che noi un anno non l'abbiamo fatto, ma già soltanto studiare, mettersi lì, no? E annientare tutto il resto. Che fatica, soprattutto dopo che magari ti sei sciallato durante l'estate, no? Certo che me lo ricordo. Per questo voglio dare un consiglio a tutti gli studenti all'ascolto: riprendete l'attività fisica, una dieta sana e poi provate Acqua Vitamin Genius. Acqua San Benedetto al gusto kiwi, mela, melograno, con vitamine C, PP e B5, B6 e H, vitamine che possono aiutarvi a ritrovare energia, vitalità e concentrazione anche per lo studio. E allora provate anche voi Acqua Vitamin Genius a San Benedetto e date colore al vostro benessere. Trovate Acqua Vitamin anche nei distributori automatici. Allora restate lì perché di chiacchiere e di musica con il Subsonica c'è ancora tanto, eh? Eh sì, restate qui sulla vostra radio preferita che si chiama Subsonica, Abitudine, alle 15:49 minuti qui su RTL 102.5 in full effect, tutta la banda al gran completo per illustrarci questo nuovo album tanto atteso. E sbaglio è vedervi raro, insomma, al completo, cioè generalmente siete in due, tre. Ma sì, più che altro perché in 5 è un po' un casino. Un po' un casino, innanzitutto per lo spazio. Poi voi avete uno studio abbastanza ampio, poi sono radio con studi molto più piccoli. E poi spesso si corre il rischio di ridire la stessa cosa due o tre volte, quindi conviene a volte separarci. Esatto, beh, lui le... Tu fai il mimo. Lui sta mimandosi. Ecco, no, vedi, niente, no, non c'è. Ma niente, no, saluta, dai, poi di qualcosa. Sento anche la tua voce. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ecco. Gianni, restiamo. Ragazzi, allora io ne approfitto immediatamente per dire che stasera siamo alla Feltrini di Milano. Bravo. A presentare il CD e vi aspettiamo tutti con una bella bottiglia di? Ma non lo so, di spuma, così. Sì, certo. Prendiamo tutto il nuovo disco. Di cedrata e via. Diciamo anche l'ora, magari, tipo alle 21. Alle 21. E non solo, ecco, uscirà anche il disco fisico, quindi già stasera, sì, per chi è lì c'è la possibilità di prendere. Sì, stasera è proprio una festa perché esce dopo 3 anni il disco dei Subsonica, quindi alle 9 ci troviamo tutti lì, quindi...
chiacchieriamo, di champagne con vitamina PP, ecco, sì, esatto, la vitamina PP, la champagne con tutte le vitamine, che comunque è frutta, perché è frutto dell'uva, no? Insomma, allora fra pochissimo ricominceremo a parlare di questo nuovo album, Una nave e una foresta di Subsonica, e vi daremo poi i dettagli su tutti i vari incontri che faranno, perché avrete la possibilità di vedere anche nella vostra città i Subsonica, sì, fisicamente vicini vicini. E ancora buon pomeriggio, sono le 16:04 minuti, questa è The Flight, la seconda ora di un lunedì 22 di settembre 2014, tutto particolare. Certo, c'è fermento qua, c'è fermento, perché stavamo chiacchierando fuori onda su Sonica fra pochissimo con che noi. Che fermento? Io sapevo, no. Vicio, Ninja. Cioè, fermento è uno della Vicio, scena rap. Vicio, abbiamo deciso Vicio, sì, e anche Ninja. No, infatti fermento Vicio della scena rap, hai capito? Dai, allora, ce li ascoltiamo con Lazzaro e fra poco tutto quello che riguarda il nuovo album Una nave in una foresta. Lazzaro Subsonica su RTL 105. Quando era uscito, ovviamente c'è stata una così, no, precisazione dai nostri ascoltatori, ma che loro sanno benissimo. Vabbè, si chiama anche licenza poetica quella, no? Cioè prende riferimento a quello di Lazzaro, però in realtà poi è come se fosse un abbinamento, quello, la frase alzati e cammina, anche se non è, sì, stata effettivamente usata per Lazzaro, però tutti comune sanno che, cioè, tutti la usano come per Lazzaro. Facciamo spiegare al maestro che il maestro. No, non c'è sfuggita questa cosa, però in effetti nello scrivere una canzone ha più valore l'accezione comune, certo, in realtà anche la figura biblica ti serve anche per sintetizzare in modo molto semplice magari argomenti più complessi, quindi sono anche figure culturalmente condivise sulle quali puoi scrivere una canzone e andare subito in qualche modo a fuoco sul tema che vuoi trattare. Però loro dicono anche resuscita, che è poi giusto per Lazzaro, no? Quindi veramente gli ha detto esci fuori che cioè, cammino, no, invece il concetto è questo: siete cinque belle teste, come nascono i testi da queste cinque belle teste? Perché cioè, metterle insieme tutte è difficile, no? I testi in particolare da me e Max, anche se il nostro amico Busta, nonché scrittore, ha avuto delle esperienze all'interno del nostro panorama. Mi sono piaciute molto. In qualche modo il confronto è un po' simile a quello che avviene quando scriviamo una canzone musicalmente. Quindi si inizia a cercare di raccontare delle immagini che possono in qualche modo rappresentare il nostro mondo, che possono rappresentare quello che viviamo e che proviamo, girando anche molto l'Italia, perché poi il nostro lavoro ci porta a stare in giro spesso. E poi da lì, come in una scultura, parti da un ceppo grezzo e inizi a sistemare, aggiustare. Devo dire che fa tantissimo anche la musica, perché è una grossa ispirazione, diciamo la prima scintilla parte proprio dall'atmosfera musicale che abbiamo generato in precedenza, diciamo. Prima stavamo leggendo con Max dei messaggi che sono arrivati, e c'era quello per esempio di Carla che diceva: vabbè, bentornati Subsonica, che è un po' quello che dicono tutti nei vari messaggi che sono arrivati. Volevo chiedervi perché avete fatto due video, sia per Lazzaro che per Dio Me. Allora spieghiamo il dietro le quinte, cosa succede quando sta per uscire un disco, c'è un singolo e poi esce il video e poi ne esce un altro, cioè perché? Allora, la premessa è che domani alle 10 sarà online, ad esempio dal nostro Facebook, il nuovo video di Domenica, ma non è il nuovo video, è il videoclip di Domenica, laddove invece il precedente era il lyric video. Allora, da un paio di anni a questa parte, forse qualcosa di più, si è presa l'abitudine, siccome generalmente YouTube viene usata come jukebox globale, anziché mettere la solita immaginetta della copertina del disco per far sentire la canzone, è abitudine, è diventata quasi una moda, incentrare un testo, anzi un lyric, sul testo della canzone. Cioè il video sul testo della canzone, c'è chi, i più esuberanti lo fanno in stop motion, altri semplicemente scrivono. E noi abbiamo cercato di interpretare in questo ultimo caso il lyric come genere, che comincia a essere un genere, certo, a sé stante, utilizzando Donato Sansone, che è un artista visivo secondo me molto molto bravo, e da diversi anni cercavamo il modo di coinvolgerlo per fargli realizzare questo spettacolare video, molto visionario di Domenica. Però comunque sono due cose: uno è il lyric video
E poi esatto. C'è il videoclip. Beh, un'evolutissima versione di karaoke. Sì, beh, esatto. Io avrei detto Prince con Sign of the Time, che è stato uno dei primi a usare proprio la parola. Beh, molto utile peraltro, certo. Per uno che si deve, no, approcciare in una nuova canzone e impararla a memoria, però doppio a cantarla, lavoro, no? Che dovete fare una. Beh, ma in questo caso non è che è il doppio lavoro, come dicono loro, è diventato un genere, quindi trovare un artista che riesca a fare qualcosa di diverso su un genere che fanno tutti è qualcosa anche di stimolante, no? Cioè, su questo. Poi la parola è importante, là, il testo, no? Quindi... E anche le canzoni, ne ascoltiamo un'altra? Beh, insomma, questo non risale a molto tempo fa, perché qui ritorniamo indietro soltanto di 3 anni. Eh beh, precedente disco, altra storia, poi tra poco vi diremo le date dove potrete vederli da vicino, Subsonica, la funzione. Subsonica, la funzione, qui su RTL 102.5, come abbiamo detto questa sera alle 21 saranno giustamente in piazza Piemonte, non poteva che essere così, certo. Qui a Milano però, e poi nei prossimi giorni invece alle 18.30 l'orario è quello, domani saranno a Genova, il 24 a Firenze, a Roma, stiamo parlando degli in-store Feltrinelli ovviamente, Roma, Torino, Verona, Bologna, Napoli, Bari, Lecce, Palermo, Catania, quindi insomma fate il giro dell'Italia. Andando ad incontrare i vostri fan, perché facciamo la bellezza... i rappresentanti proprio porta a porta del nostro disco e lo facciamo con molto piacere. No, è molto bello perché anche 3 anni vuol dire stare comunque a casa un po' più riparati e rilassati, riprendere invece il contatto così fisico è bello, insomma, una bella botta d'energia. Insomma, siamo un po' preoccupati perché adesso che c'è stata l'esplosione di Instagram e Facebook questa sera, noi invitiamo tutti, ma in generale a tutte le Feltrinelli faremo anche noi dei cartelli in cui scriveremo gentilmente, se è possibile, se non per non offendere nessuno, di liberare le memory card delle macchine fotografiche e dei cellulari, perché già prevedo grassissime risate questa notte. Ecco. Io devo fare un ringraziamento speciale e mi faccio portavoce dei figli, vabbè, non diciamo l'anno di nascita, però figli degli anni 80 musicalmente, quando abbiamo iniziato anche noi a comprare i vinili, perché loro hanno riportato fuori una certa cultura elettropop italiana, tipo i Righiera, tipo i Crisa, e che mancava. Insomma, e quindi grazie ai Subsonica anche perché li avete resi parte attiva e non figurine dell'album. Sì, loro del resto hanno attivato anche in noi un determinato tipo di sensazione proprio legata a quel tipo di musica, quindi nel momento in cui c'era da rivivere quelle sonorità ci siamo affidati a quelli che secondo me erano tra i migliori dell'epoca. Certo. Diciamo. Beh, ce ne sono stati tanti, no? Quella graficamente può dire qualcosa di più. Eh beh, allora, in quel periodo lì, oltre ai Righieri, i La Bionda, i Tantra, insomma, ce ne sono tanti di quel periodo italiani che hanno fatto scuola nel mondo e che andavano recuperati. Ma anche chi aveva un po' più underground, noi nel tour di Microchip Emozionali facevamo una cover di My Blues Is You dei Neon. Caspita. Tanta roba, Eccezionale. Beh, grazie anche a questo. E allora... diciamo anche che continua l'iTunes Festival. Eh sì, poi parleremo di loro, di concerti, perché cominciano i loro tour. Ma a proposito di esibizioni dal vivo, RTL 102.5 continua con l'iTunes Festival e qui stasera dalle 22 ci collegheremo in diretta con la Roundhouse di Londra per ascoltare i momenti più belli del concerto di... Jessie J. RTL 102.5 Subsonica su RTL 105, quest'oggi graditi ospiti di questa edizione. Dal 31 di ottobre, poi abbiamo parlato di questi incontri in store, ma poi parliamo di in tour. Ma poi si comincia a fare sul serio. Eh sì, sai? Allora cominciamo a dare un po' di date. Ma le dico tutte o ne dico tre? Come vuoi. Fai un po' tu, vediamo. Allora, il 31 di ottobre parte il tour dei Subsonica, una nave in una foresta tour. Saremo a Jesolo al Palarrex, poi il 1 novembre a Pesaro, il 7 novembre a Napoli, 8 novembre a Bari, 13 novembre a Torino, 15 novembre Verona, 21 novembre Roma, 27 novembre Bologna, 28 novembre Firenze, faccio anche col dito come alle elementari, 29 novembre Genova, 1 dicembre Milano. Ecco. E si chiude qua. E si chiude qua. Allora, ovviamente, già due domande così da proprio da veri normal people. Perché partire da Jesolo e che effetto vi fa poi suonare a Torino? Allora, si parte da Jesolo perché in generale noi andremo anche a fare un pochino di prove lì, perché è un palco che vedremo per la prima volta, come abbiamo accennato prima, c'è tutta questa idea nuova e va comunque provata sul palco. Per quanto tu possa fare le prove in studio, che noi faremo, hai necessità anche di prendere proprio la confidenza col luogo nel quale sei e nel quale suoni, visto che è un palco che ci porteremo in giro per tanto tempo. E quindi questa sarà la prima data in cui noi ci piazzeremo e tutto, e insomma potremo anche stappare bottiglie serenamente al termine della serata. E suonare a Torino rimane sempre
sempre bello. Sembra una roba molto ovvia. Ma non è ovvio, perché cioè, io mi metto nei vostri panni, cioè, voglio dire, l'effetto che vi fa. Torino è la tua città, è il primo posto in cui sei andato a vedere i concerti, quindi essere tu un po' il protagonista, insomma, della serata. Della Torino in cui tu hai fatto, comunque sei andato a vedere, hai vissuto, più gli amici, i parenti, liste crediti infinite che non ve le sto a raccontare. Abbiamo toccato 750 accrediti. È un problema avere tanti amici. Cioè, vi fa bello o vi fa brutto se uno vi dice che, volenti o non volenti, perché se avete fatto e continuate a fare la storia di Torino partendo da lì, e poi la storia ovviamente della musica italiana, però quando ti senti dire hai fatto la storia, che effetto, cioè, come dire, oh, sono mica finito, cioè, nel senso, continua, però vi fa strano? Ma fa piacere più che altro, nel senso che sapere di rappresentare qualcosa per la tua città e di rappresentare la tua città in dal punto di vista artistico, ovviamente, non che pensiamo ad altro, però devo dire che è una cosa che ci inorgogliosisce. Un'altra cosa estremamente piacevole è in città tu sei vissuto un pochino come parte dell'arredamento urbano, esattamente come le panchine, e motivo per cui incontri tanta gente che chiacchiera con te, tipo io, a me è successo l'altro giorno, stavamo andando a fare una cosa insieme, io camminavo per arrivare all'appuntamento con i miei amici e incontri le persone che ti salutano e poi si affiancano e camminano e chiacchierano un pochino e poi quando devono girare girano, e quindi è una cosa che succede solo in solo a Torino, devo dire la verità. Ovviamente arrivano un sacco già di messaggi, ma come non vivete nella mia di città? Allora, diciamo che questa è una parte Perché anche voi avrete le vostre panchine in città. Certo. Comunque in ogni caso noi ci sentiamo un gruppo italiano, più che torinese, anche perché sicuramente Torino ha una tangenziale molto ampia come... Certo, ma Torino è uno specchio dell'Italia, in fondo, perché voglio dire, di torinese a Torino ce ne sono pochi, sono tutte le etnie varie, non solo, è la prima città melting pot italiana. Noi tutti quanti siamo abbastanza variopinti, da abbiamo melting pottato ampiamente e soprattutto perché sono ormai 20 anni che viviamo proprio tanto anche nelle altre città, quindi sicuramente è bello sentirsi rappresentati da una città, è bello sentirla propria anche quando tornare nella tua città è molto bello, però diciamo che ormai siamo più un gruppo italiano che torinese. Beh, indubbiamente, insomma, dalla radice, no? Allora, gruppo italiano che torna con questo album nuovo che si intitola Una nave in una foresta, che è anche il titolo della canzone splendida che ascoltiamo adesso. Subsonica. Mamma mia. Una nave in una foresta, la title track, come dicono quelli bravi dei Subsonica, il loro nuovo lavoro, nuovo album, c'è una varietà di suoni che è qualcosa di incredibile in questo pezzo, bello veramente, ma bello bello bello. Io credo, credo tutti quanti lo pensino questo, che questo brano in qualche modo rappresenta tutta il mondo, sia sonoro che di immagini di Subsonica, perché è un brano in effetti tendenzialmente complicato dal punto di vista tecnico, perché è un tempo dispari, ci sono tanti cambi all'interno del brano che implica una buona dose di concentrazione, ecco, per suonarlo. Però risulta un pezzo semplice dal punto di vista dell'armonia, della melodia, quindi credo che rappresenti molto bene il nostro mondo, diciamo. Sì, sì, c'è dentro tutto all'interno di questo pezzo, dall'elettronica, dalla melodia, appunto, dalla matematica anche dispari dei suoni. Voi che vi sorprendete o cercate di sorprendervi per la musica, cosa vi sorprende ancora? Ma tanto diventa Marzullo. No, perché è aperto, il maestro si marzullisce, diciamo così. Ma è ghiacciato con questa Cioè, no, voglio capire, cosa perché siete molto simili e molto diversi. Cominciamo a setacciare il contenuto della tua domanda. Cioè, tu dici rispetto al nostro essere parte dell'ambiente circostante, della civiltà. Cioè, no, perché cosa ti sorprende ancora? Perché era quella la domanda. Formula la risposta quella variopinta. Devo dirti che a me personalmente ci sorprende ancora, soprattutto nell'interazione con il pubblico. Noi comunque dialoghiamo moltissimo attraverso, in questo momento, le piattaforme social. La testimonianza di quanto può essere importante la musica, nella fattispecie la nostra, e quindi ci mette in prima persona, nella vita delle persone. Cioè quei piccoli dettagli, racconti quotidiani, di vite, a volte sono dei dettagli leggeri, a volte sono delle situazioni veramente complesse, anche un po' drammatiche.
L'importanza che viene attribuita ancora oggi alla musica è una roba che sorprende, soprattutto noi che la musica la facciamo da tantissimo tempo. Vai, busta. Dai, no, adesso... No, ragazzi, io non mi stupisco più da quando abbiamo scoperto che nelle colonne d'Ercole non finisce la terra, io finisco di sicuro. Ecco, ecco. No, Max ha ragione, insomma, noi, lo stupore è quello di essere insieme, innanzitutto... Personalmente penso anche per gli altri il privilegio di poter fare ancora dopo 18 anni lo stesso meraviglioso mestiere che è la nostra passione. Quindi avendo sempre vissuto questa condizione ambivalente di persone che amano la musica, vanno a godere i concerti, comprano i dischi, poi fanno i concerti e tutto, essere parte della vita delle persone, anche io penso, penso soprattutto per Max e Samuel, il fatto di scrivere i testi e di... noi tutti hanno la propria colonna sonora nella vita e... se non hai la capacità di raccontare un sentimento è molto facile che tu usi le parole di qualcun altro, quindi quando spesso vieni citato o vieni anche scritto solo sul diario piuttosto che invece in una lettera, oppure diventi parte della vita e sei le parole di una persona che non riesce a raccontare, o meglio non racconterebbe meglio di come fai tu quel sentimento, questo è un grande privilegio. Ammazzo, grazie. Ma la vita è un sogno o il sogno aiuta a vivere meglio? Vorrei sapere, caro Busta. La vitamina B. Il grosso problema è quando arrivano a farti vedere un tatuaggio dove ci sono delle parole che hai detto tu e tu ti senti anche avere in giro. Certo, perché quello rimane per sempre. Altro che foreste qua. A tra poco. Subsonica su RTL 105, bella chiacchierata quest'oggi a raccontarci quello che è il loro nuovo lavoro, ma non solo, ovviamente, una rave in una foresta. Allora, a me è piaciuto e mi sorprende, vorrei chiederlo a voi, tra le dediche, quella finale a Don Gallo, Fra gli angeli e quello col sigaro. Merita, no? Questo, due parole su questa cosa meritano. Ma noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Don Gallo spesso, in quanto siamo andati alcune volte a suonare in alcune delle sue comunità, e lui credo sia stato un eroe dei nostri tempi per, diciamo, il lavoro che faceva a contatto con la strada, con gli ultimi, il modo che aveva di interfacciarsi con queste persone, insomma ci ha profondamente colpito. È una persona che abbiamo sempre stimato in modo veramente importante. La sua scomparsa ci ha addolorati e dunque gli abbiamo dedicato l'album ben volentieri. Io vorrei dire che è troppo bello vedere gli occhi lucidi, in questo caso tuoi, e l'emozione. Queste sono le cose vere della vita, che, cioè, sono le cose più belle in assoluto. Beh, era un grande amico, è stata anche una grande nave in una foresta, Don Gallo. Quando dicevo che siamo attratti da queste figure un po' strane rispetto al loro contesto, che però non rinunciano ad essere parte nel proprio tempo, facciamo riferimento a persone, a figure come quella. Emozionarsi ancora adesso così è la cosa più bella del mondo, perché poi siete in grado di trasmetterla agli altri, e ritorniamo al discorso che dicevate prima. Beh sì, noi siamo fatti fondamentalmente le nostre emozioni, poi da torinesi cerchiamo di nasconderle sempre, siamo molto bravi in quello, però fondamentalmente il trasporto in certi momenti ci sono, come anche quando ricordiamo Thomas Balsamini, che è stato il patron del Velvet e dello Slego a Rimini, diciamo il nucleo musicale di musica alternativa più importante degli anni 90 in Italia, che grazie proprio a questa esperienza sono nati gruppi come Subsonica, ma come i Blue Vertigo, come gli After Hour, come tutti quelli che poi hanno portato e hanno cercato di costruire un nuovo circuito musicale italiano. Visto che abbiamo avuto questo momento così, insomma, anche di commozione, giusta, però, però tu sottolineavi che siete torinesi, c'è un altro tassello, diciamo, del mondo torinese rappresentato da Ritmo Abart, diciamo, non solo torinese, non di tutta una generazione. Che non è il Ritmo Abart, il famoso, no, spieghiamolo. No, il testo è anche questo, non solo, però l'ispirazione è venuta perché davanti allo studio da anni c'è questa macchina parcheggiata con una Ritmo Abart nera, quindi aggressivissima, e che è un'icona affascinante di veramente di un tempo che è stato, e anche di... Con il blocca sterzo sempre. Con il blocca sterzo, quello alla vecchia proprio. E perché gliela rubi, no? Scherzi? Allora noi, insomma, ogni giorno abbiamo sperato negli anni, a parte di vederla in moto. Cioè, ma ferma lì sempre... proprio? Cioè, quindi sì, con le ruote un po' flosce, no, tutta piena di polvere? No, tenuta abbastanza bene.
è tenuta abbastanza bene. Poi è venuto fuori questo testo di cui i miei amici vi potranno raccontare, ma noi non contenti siamo andati a cercare una ritmo, non abbiamo trovato quella Abarth, quindi per la prima volta abbiamo comprato una macchina in società, perché per far vedere siamo rimasti anche ragazzi di una volta, e abbiamo comprato una ritmo cabrio dell'86, ecco, però carrozzata Bertone. Ecco, vedi. E carrozzata Bertone. E dopo stiamo parlando, insomma. No, cioè, è uno specchio dei tempi, no? Però ogni tanto viene da ridere anche a me. Però posso dire una cosa. Diventiamo dei finti nostalgici su questa cosa. Allora, un giorno eravamo in giro su questa ritmo cabrio, che non è propriamente una macchina elegantissima, ma ha dei suoi tratti un po' naif che ci piacciono. E arriviamo in Piazza Vittorio, che è la piazza di Torino in cui c'è un po' più di movida. E passa, eravamo tu ed io, passa questo gruppo di ragazzi molto giovani. E ho proprio letto il labiale del ragazzo che diceva: ma che cazzo di macchina è questo? Esatto. È proprio un labiale chiarissimo che non può essere frainteso in nessun momento. Tu dovevi giornata. Rispondere, ma che non ce ne sono in giro tante. Lui ti avrebbe detto: ma ti sei chiesto perché? È già un periodo lontano. Vabbè, sono delle cose vintage, ormai si dice vintage per dire che insomma hanno comunque un valore quantomeno sentimentale, se non a livello proprio. Tornare a proposito di valori sentimentali. Certi valori sentimentali, no? Andiamo al 2007 a riascoltare un'altra canzone, giustamente Subsonica, questa è La Glaciazione. Subsonica, La Glaciazione. Allora, siamo quasi in chiusura, ma sono volate queste due ore, non ci siamo nemmeno reso conto, insomma, di tutto quello che, perché c'era una mole, come hanno detto loro. No, l'ha detta loro, perché devi picchiare me, scusa, sì. C'era una mole di musica, di parole. Allora, cioè, facciamo il riassunto delle puntate precedenti. Yes. Questo è l'album nuovo dei Subsonica. Esatto. Esce stanotte, barra domani. Ci sono attenzione al cellophane, perché potrebbe riservare delle grandissime sorprese, quindi non sradicatelo, strappatelo. No, ho fatto già la passata. Adesso non so quali sono le sorprese. Perché c'è l'adesivo che puoi attaccare sopra la macchina, attenzione. Sulla ritmo. Sulla ritmo. Di qualcun altro lo fagli un dispetto. Allora, dicevamo, ci sono 10 canzoni nuove, giusto? 10 canzoni nuove. Tanta voglia di ballare. Ricordiamo anche che nell'ultima traccia, molto particolare, che ha un booklet tutto suo, già questo vi fa capire, c'è un artista molto importante. C'è un brano molto particolare che chiude l'album ed è l'unica collaborazione di questo disco, la voce dell'artista Michelangelo Pistoletto, uno degli artisti più influenti nel panorama dell'arte contemporanea mondiale, con il suo Terzo Paradiso, che è l'opera in cui invita tutta l'umanità, un'opera molto partecipativa, a salvare praticamente il nostro mondo, anche per gli altri al momento. E lì infatti c'è, diciamo così, il bootle a parte, no? Ci ce ne sono due all'interno con il testo di quella canzone. Esatto. Allora, grazie per essere stati con noi. Quindi in questi giorni li troverete in giro per l'Italia, esatto, per fare i vari incontri alle Feltrinelli, e poi da ottobre, da fine ottobre, in tour anche lì, in tutta Italia. Grazie dell'ospitalità e insomma, bentornati a tutti. Esatto. A partire da questa sera alle 21 in piazza Piemonte, ci entrano a caso, siete alla Feltrinelli a Milano. Ci vediamo fuori dalla foresta. Fuori dalla foresta. E allora, grazie. E noi domani. Ma certo, noi ci risentiamo domani come sempre a partire dalle 15. Grazie a te, cara Zac. Grazie a Fabrizio Ferrari, ovviamente grazie a Stefano De Gradi, a Massimo Alberti e Anthony Loponte, e grazie a voi, ci sentiamo appunto domani alle 15.